Ciao ragazze, oggi vi propongo un trucco da cerimonia, è molto semplice da realizzare e molto molto luminoso, ma questo video è in collaborazione con la bellissima Mary di Passion for Makeup. Clicca qui sulla sua faccia per accedere al suo video e al suo canale. Ma in più questo video conterrà anche un bonus o capelli, cioè come realizzare la piega mossa. Ma iniziamo subito! Come primo passaggio sfumo un ombretto marroncino chiaro opaco tra la palpebra mobile e la palpebra fissa, in questo modo. Poi applico un ombretto chiaro, quindi panna opaco, sotto l'arcata sopraccigliare e anche lungo la palpebra mobile. Successivamente faccio un mix di colori tra questo color bronzo e questo marroncino dorato e li applico tutti e due, quindi entrambi, picchiettandoli sulla palpebra mobile. E sfumo. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere nessun altro video. Successivamente vado a dare tridimensionalità al mio sguardo con un marroncino un po' più scuro e poi prendo un bianco perlato da applicare nella palpebra interna dell'occhio, quindi nell'angolo interno dell'occhio. E ora con un marroncino opaco vado a dare ancora più tridimensionalità allo sguardo applicandolo nella piega dell'occhio. Scusate per la voce, mi avrete già sentito, ma sono veramente raffreddatissimo e quindi purtroppo parlo così. Poi prendo un ombretto nero opaco e vado a distribuirlo lungo la rima ciliare proprio come se fosse un eyeliner e poi lo sfumo. Successivamente applicherò sopra un eyeliner nero. Scusate, non riesco bene mai a farvi vedere l'applicazione dell'eyeliner, ma è veramente difficile applicarlo in modo molto lontano dallo specchio. Poi riprendo il color bronzo e lo applico nella rima ciliare inferiore e nella V interna applico il color perlato e infine mascara. Questi sono gli occhi e ora passiamo al viso. Allora, con un correttore più chiaro vado a illuminare tutta la parte sotto l'occhiaia e lo zigomo. Questo mi aiuterà non solo a coprire l'occhiaia ma anche a creare un effetto, diciamo, tridimensionale per il mio viso, per dare luce in questa zona e per fare una sorta di contouring. Successivamente applico questo correttore anche lungo il dorso del naso e nella V delle labbra e un pochino anche sul mento, perché nel mio caso è sfuggente, quindi per esaltarlo. A questo punto fisso tutto con una cipria minerale, questa è la cipria surreale di Neve Cosmetics, è la mia cipria preferita perché l'effetto è veramente naturale, impalpabile, è un colore proprio trasparente. Dopo vado a fare il contouring con una terra opaca, marroncino opaca abbastanza chiara, sotto lo zigomo, ai lati della fronte e lungo la mascella, un pochino sul collo e sfumo molto molto bene. Ora passo al blush. Prima uso un rosa pallido per creare una sorta di sfondo al blush che applicherò successivamente, ovvero un rosa più intenso. Eccolo qui. L'importante è sfumare comunque molto bene per avere un effetto il più naturale possibile. E poi come illuminante uso questo blush prendendo solo col polpastrello solo la parte illuminante e l'applico proprio col dito stesso nella zona sopra lo zigomo. Posso anche andare lungo il dorso del naso e un po' nell'angolo di Cupido, proprio sulle labbra.
Adesso passiamo al rossetto. Ho fatto tre diverse prove. Prima ho voluto provare con voi questo rossetto chiaro, effetto proprio Barbie. Poi ho usato con un fucsia leggermente più scuro, questo è in realtà una sorta di balsamo labbra colorato. E infine ho optato per contornare le labbra con una matita color carne scura, diciamo più tendente al mattone, e riempirle con un rossetto nude rosato. Fatemi sapere nei commenti quale delle tre opzioni preferite. E ora passiamo ai capelli. Avevo già i capelli leggermente ondulati perché li avevo asciugati con un phon creato apposta per fare i capelli ondulati in modo veramente semplicissimo. Se volete vedere come asciugo i capelli con quel phon, ditemelo che vi faccio un video apposta. Diciamo che ha una sorta di accessorio che si applica al phon e i capelli vengono ondulati. E poi con un ferro molto grande vado ad arricciare i capelli per dare questo effetto. Onda molto larga che poi andando a scompigliare con le mani viene proprio una sorta di mosso spettinato. E questo è il risultato finale. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video e vi lascio qua tutti i miei social network e i miei ultimi video. Alla prossima, ciao!